vince la prima edizione del Grande Fratello. Ciao, io sono Billy Foster e questo è Storie. Oggi siamo abituati a far conoscere in modo del tutto naturale la nostra vita privata con una pubblicazione spasmodica della nostra vita e ci interessiamo allo stesso modo anche dell'esistenza dei nostri idoli di facciata. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come va? Va tutto male, mio buon Federico Leonardo Lucia in arte Fedez, perché non riesco ancora ad accettare il fatto che io apprenda ogni giorno informazioni di dubbia utilità sociale senza richiederlo, tipo che Damiano dei Maneskin ha adottato un gattino. Ciao, sono Damiano dei Maneskin. Ma soprattutto è un tormento quando viene mollato dalla fidanzata e riesce a sapere ogni fottuto momento cosa stia facendo e soprattutto dove si trovi, e ti scende una lacrima quando capisci che non è a casa a contemplare il suo poster di Sexy Giletti. Ai vecchi tempi l'unico modo per poterla riconquistare sarebbe stato chiamarla al cellulare, sempre se avessi avuto abbastanza denari sul Nokia 3310, ma la risposta sarebbe stata probabilmente: mi chiamare tutte queste volte, io sono in giro, non mi rompere, avanza, avanza. Le uniche fonti di informazioni che avremmo potuto consultare sarebbero state quelle vecchiette conoscitrici, probabilmente anche di uno dei più reconditi dei segreti, ovvero il vero nome di Pippo Franco, ovvero Franco Pippo. Sì, perché il vero nome di Pippo Franco è appunto Franco e il cognome è Pippo, ma a quanto pare pareva brutto. E possiamo annoverare tra le informazioni che apprenderemo oggi anche questa. Perché il modo di approcciarsi alla socialità e al mondo sarebbe cambiato con l'avvento di uno dei programmi più iconici degli ultimi 20 anni, ovvero il Grande Fratello. E per questo regalo tragedia dobbiamo ringraziare o maledire un olandese, ovvero John de Mol, creatore del format Big Brother, che verrà esportato praticamente in tutto il mondo. L'Italia sarà uno degli ultimi paesi ad accogliere nel suo palinsesto il programma, ovviamente su Mediaset. Grande Fratello, la televisione non sarà più come prima, dal 14 settembre su Canale 5. Il 14 settembre dell'anno 2000 andrà appunto in onda la prima puntata di tale trasmissione, dopo una forsennata campagna pubblicitaria dedita ad incuriosire il pubblico. Andy Warhol nel 1968 dirà che ogni individuo nel futuro avrebbe avuto almeno 15 minuti di popolarità. Ed è forse proprio da qui che inizia il futuro. Chiunque può diventare qualcuno, chiunque può diventare famoso, anche la persona più comune. Ed è proprio su questo che si baserà il programma. Gli spettatori osserveranno la convivenza forzata di un gruppo di 10 persone, 5 uomini e 5 donne, persone comuni, ognuno può immedesimarsi in qualcuno di loro. Ci sta per esempio Salvo Veneziano, un pizzaiolo di Siracusa, poi per esempio Cristina Plevani che fa la bagnina, Rocco Casalino, pugliese che dice di fare l'ingegnere, Marina, una studentessa di 23 anni divoratrice di uomini, ma soprattutto c'è lui, un palestrato di Frosinone che vuole diventare magistrato, Pietro Taricone. Sono andato in tilt, allucinato, è zombato sistema. Un virus, è entrato un virus nel sistema. Pietro, sicuramente il personaggio più iconico dell'intera trasmissione. Dopo 5 giorni riuscirà addirittura a fare dello snu snu con Cristina, appunto una delle concorrenti del programma. E dopo aver ottenuto il suo triangolino magico, tenterà invano anche di conquistare un'altra preda, Marina. Oh, già mi piace un'altra. E forse si comincia a notare sto fatto, però non devo fare errore. L'errore di ferire le persone. Il programma diventerà in breve un vero e proprio fenomeno di costume. La gente vorrà mettersi in contatto in tutti i modi con i ragazzi della casa e tra i pochi a riuscirci ci sarà Striscia la Notizia per consegnare il celebre tapiro d'oro. Che peraltro fu consegnato per avvisare i concorrenti che tutti i microfoni che indossavano quotidianamente per ore e ore al giorno sarebbero potuti essere dannosi per la loro salute. In fattispecie potevano fargli cadere la pisciarella e quindi avrebbero potuto privare i concorrenti della paternità e della maternità.
anzi solo della paternità. Il programma registrerà nell'ultima puntata ascolti da record 16 milioni di spettatori, il 60% di share, e a vincere sarà la semplicità di una concorrente poco star, poco appariscente. Vince la prima edizione del Grande Fratello Cristina! Gli autori di programmi televisivi capiranno che si potrà raggiungere il massimo risultato con il minimo sforzo. Gente semplice, una abitazione e vediamo che succede. Non investirà più su nomi altisonanti o programmi culturali. Gente comune, il successo del compagno di banco che a scuola non ne beccava una. Ludovico... zitto. Ludovico... Arostio? Ariosto. Ariosto. Scritto... Ha scritto Cavallo Furioso. Furioso sarà invece sicuramente Alessandro Cecchi Paone nel 2001, quando assegneranno addirittura un telegatto al Grande Fratello come miglior programma culturale dell'anno, sbaragliando la concorrenza della Macchina del Tempo ed addirittura Super Quark del mai dimenticato Piero Angela. Vince il Grande Fratello! Ritirano il premio Daria Vignardi e Marco Diorni e... Ed è forse proprio da qui che il reality ridefinirà totalmente il concetto di appartenenza culturale e Cecchi Paone sbroccherà incredibilmente. Noi facciamo una fatica tremenda per fare cultura in prima serata contro una controprogrammazione pazzesca e dobbiamo costringere la gente a scegliere fra La Macchina del Tempo, Super Quark e Il Grande Fratello. E qui vediamo un Pietro Taricone che sa già che qualche anno dopo quello stesso Cecchi Paone avrebbe partecipato ad un reality, proprio al Grande Fratello VIP del 2018. Alessandro! Sì, sì, ci tenevo troppo a farvi vedere quel gran fico di Pippo Baudo che davvero sventrapapere professionista va a riprendere Cecchi Paone per riportarlo sul palco. Un grande Pippo, Pippo tutto può. Dai, su, mi sembra che hai chiarito, no, la tua posizione. Bella! Aspetta, prendo un altro, perché è l'unico che ho. Roberta, dai, mi passi il microfono. Noi abbiamo fatto il Grande Fratello, posso dire una cosa ad Alessandro? Io ritengo questa edizione di Telegatti indimenticabile. Questo è talento. Pippo Sex Machine Baudo che ruba la scena a tutti come un vero conduttore old style con la pisciarella grossa ma umile nel non dirlo a nessuno. Ma a parte Pippo Baudo e quel mastodontico bastone di tuono, c'è qualcosa che mi turba. E vedere un intrattenimento sempre più scarico di contenuti, dove basta semplicemente esistere per poter sperare di diventare qualcuno e gigioneggiarsi come un giovine Maurizio Costanzo a mollo in una vasca da bagno flexando con le fighe. Normalizziamo la mediocrità esaltandola, siamo tutti speciali e finiamo così per diventare tutti uguali. Ma che ci vuoi fare? In fondo noi non siamo mica interessati alla nostra di vita, ma a quella degli altri. Non senti bisogno di stare un po' per c***o di tuo.